Radio Esercito presenta Radio Chat. Personaggi famosi ai microfoni di Radio Esercito. Radio Chat. Solo su Radio Esercito. Ai microfoni di Radio Esercito con Giulia Emanuel per Radio Chat, un uomo che fin da subito si è fatto notare nel mondo della televisione. Dal 1998 indossa la divisa da iena. Parliamo oggi con Giulio Golia. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao, allora, mi avete chiamato anziano. Va bene, grazie. Senza grazie. Volerlo. Sì, vabbè. 1998. Allora, iniziamo subito. Ci puoi raccontare com'è nata l'avventura con le Iene e se c'è un episodio o un aneddoto che in particolar modo ti ricorda com'è incominciata questa avventura? Come è cominciata l'avventura con le Iene? Esatto, sì. Guarda, ho avuto una... Cioè, è iniziato con un personaggio, ho proposto un personaggio che si chiamava Toto Fattazzo. Certo, personaggio calabrese, sì. Un personaggio calabrese che sputava mentre parlava. Diciamo che nasce da uno slang, non so se si capisce, ma tra amici al bar, quando leggevi il giornale, anche la Gazzetta dello Sport, dicevo, oh, guarda chi sta. È una schifezza, guarda, per questo bisognerebbe sputarlo, è molto gergale a Napoli, no? Bisognerebbe fargli questo, bisognerebbe fargli quest'altro, e leggendo il giornale c'era uno che aveva massacrato a botte degli animali, e questo amico mio mi fa, ma chi se bisognerebbe sputarlo in faccia? Mi dice, è una bella idea, però come? E da lì poi diciamo che ci siamo, grazie agli autori, ci siamo inventati quello che sputava, ma senza sputare. Con un problema di dizione, quando diceva perché, ma non è la materia, è successo, sto fatto, è vero che c'è. Ogni tanto schizzava. Io mi ricordo quando intervistavi le persone, che insomma c'era questo difettino di fabbrica, chiamiamolo così. La differenza sostanziale era divertente dall'inizio, quando ho iniziato, che non capivano, perché dicevano questo è scemo, quando le intervistavo, che non erano nessuno. E quindi parlavo con questo e diciamo dopo 2 o 3 anni che quando mi vedevano mi pregavano di non essere sputazzo. avevano imparato tutti. Hai cominciato la tua carriera come animatore, rappresenti un po' quella generazione di personaggi dello spettacolo che provengono da quel mondo. Cosa ti porti oggi di quell'esperienza e quanto ha inciso nei tuoi esordi televisivi? Mi porto tutto. Bene. Tutto, mi ha insegnato qualsiasi cosa. Il villaggio una volta, ora un po' meno, era veramente una palestra di vita, sia sociale che lavorativa e anche professionale. Quindi sì, vengo da quel mondo, Fiorello, Teoma Muccari, Peppe Quintale, Bonolis, ha fatto villaggi, quindi un cast veramente pieno. Sì. No, ma guarda che Magalli poi ha fatto l'animatore, in quegli anni si vestiva molto, è nato per gioco e poi invece è diventata una professione. Mi ha cambiato e mi ha dato anche una fortuna, nel senso che mi ha dato la costanza di cercare di crearsi un obiettivo che è fondamentale e poi specializzarsi in qualcosa, perché quando entri nei villaggi diciamo fai un po' tutto, quindi magari andavo a fare i provini e quelli mi dicevano sai fare questo? Se ti serve lo faccio. Era un'ottima perché palestra, direi. Allora un'ottima palestra, è come l'esercito, cioè poi alla fine fai un po' tutto, no? Ti devi arrangiare quando stai in missione, ti trovi? Sì. Ok, ognuno pensa a sé, però è parte integrante di una squadra e quindi dove non arriva uno arriva l'altro. Sbaglio? No, verissimo, hai preso in pieno uno dei valori importanti e fondamentali, uno dei pilastri appunto dell'esercito. Senti, ora invece parliamo dei tuoi 22 anni di carriera televisiva e il fatto che appunto non si sentono praticamente per niente giovanissimo, no? Visto che prima invece abbiamo toccato una data come il 1998. Ma ora io allora, sono... Non so se sono 22, facciamo i conti, perché dal 96, 1996, 90... Sarebbero 24 allora. 24. Alla col bonus. Faccio 25 anni l'anno prossimo. Alle Iene?
Quest'anno sono 23 alle Iene. Ah, ecco, benissimo. Beh, congratulazioni, ben allora, intanto. Sì, tra un po' mi danno l'accompagno. Hanno cercato quest'anno, col Covid, di mandarmi in mezzo per cercare di accopparmi, ma non sono riuscito. Ci hanno provato. Coccia dura. Senti, ma allora, infatti, a me incuriosisce, come riesci a tenere incollato sul divano il pubblico, che poi alla fine ha un veramente è un intervallo così eterogeneo, cioè che va dai 15 anni ai 99 anni. Ragazzi, allora, è una domanda a cui io non so rispondere, nel senso che io cerco di metterci tutto me stesso, la passione, quello che ho imparato sul campo, l'onestà intellettuale, cioè penso che le persone alla lunga se ne accorgano, insomma. È una bravura, io ci metto tutto me stesso. Una bravura innata, allora. Ma non è un fatto di bravura, penso. Anche e cosa pensi che molte sia? Persone si affezionano, diventi uno di loro. Cioè, c'è una differenza abissale. A volte con dei miei colleghi del Genio o di altri programmi, incrociando le persone con gli altri, c'è una forma di rispetto che gli danno del lei. Va bene? Sì. Che ne so, non mi viene nessun nome, però gli danno del lei, salve, salve, con me mi guardano e mi fanno, Giulio, come va? Botta sulla spalla. Cioè, è come se, perché io sono così, a Napoli si dice pane e puparuola, cioè sono normale, non cerco la parola forbita per dirti una cosa, se ti devo mandare a quel paese ti mando a quel paese, sia in televisione che fuori. Quindi un approccio friendly, diciamo. Molto bene. Quello che hai avuto infatti anche con noi, che subito ci siamo permessi infatti di chiamarti Giulio. E allora proprio per questo poi volevamo chiederti, ma con che criterio vengono scelti i contenuti che fai per appunto i servizi delle Iene? Ma guarda, un po' per segnalazioni, le persone ci scrivono, mi scrivono, scrivono alle Iene. Un po' perché e ci intrigano. Io da solo non farei niente, ragazzi. Cioè, io ho un'autrice, ho un montatore, cioè, noi pensiamo a quello che in questo momento le persone vorrebbero ascoltare e cerchiamo di porci il problema come risolverlo o come provarci, almeno. Ci proviamo. Certo. Una squadra vincente, però, perché sì. Fino adesso comunque poi siete riusciti ad ottenere degli obiettivi, come quello che dici tu, anche il fatto che la gente si possa rapportare con voi in maniera molto, molto come se uno fosse di famiglia, no? del gruppo di amici, in modo molto tranquillo. Sì, assolutamente. Cioè, sì, siamo così. Ma guarda, quasi tutti, Cioè, siamo un gruppo abbastanza eterogeneo. Sì, infatti vi ammiriamo anche molto, insomma, qualcuno di noi vi segue. Volevo sapere una cosa, le Iene durante questo periodo sono state condotte anche in virtuale, siete stati probabilmente i primi in Italia ad adottare questo sistema. È stato difficile? Difficilissimo, perché tu parli, mentre quando fai servizi tu sai che stai parlando a una telecamera, ma dietro la telecamera c'hai un qualcuno, cioè comunque hai una reazione. Ok, cioè io ho Francesca Di Stefano, che è la mia autrice, che gira anche, e comunque c'è un feedback, no? E poi sei per strada, quindi ti rendi conto di quello che stai dicendo, anche perché le persone si fermano. Lì tu parlavi e non avevi nessun feedback, non riuscivi a sentire bene, non riuscivi ad avere un rapporto, un contatto. Cioè, io ero a Roma, Filippo era a Roma da un'altra parte, Filippo Roma, sì. Matteo era a Milano, io lo vedevo in un monitor grandezza 8 centimetri, avevo un auricolare, lo sentivo, se lui si girava come sta succedendo ora a voi, cioè se io mi giro e parlo dall'altra parte, voi non sentite, certo. Mi allontano dal microfono, ok? Quindi Filippo parlava, Matteo parlava, non si riusciva a capire bene. Ed era tutto molto, tutti imbacuccati, da soli, immagina, tu sei da solo, con una telecamera, sembra tipo Robocop, a 15 metri, e tutto imbacuccato, perché non potevamo avere contatti con nessuno per regolamenti interni o anche cose, e sei lì e parli
anche perché a volte non sai neanche quello che non riesci a vederlo, no? Anche perché siete una squadra abituati a lavorare comunque sempre in a diretta contatto. Insieme a contatto, anche solo un'occhiata, anche solo uno sguardo, in quel caso viene a mancare, quindi ecco, è quella secondo me la difficoltà, manca quel rapporto d'intesa che dallo schermo delle volte ovviamente non ci può essere. Sì, ma manca anche la parola cazzeggio, nel senso che ci sta che uno dica una stupidaggine e l'altro lo corregga, no? Sì. Oppure che non ti viene una parola o la sbagli e quello ti dà uno scappellotto e dice va, e impara l'italiano. Cioè, è il gioco delle parti, cioè, quando poi sei in diretta vale tutto, cioè c'è un'adrenalina che va a 100.000. La testa ti viaggia a 100.000. Guarda, nel piccolo durante il lockdown anche noi in due studi separati con una webcam, insomma, riuscivamo a fare la diretta in doppio, in due, ma non era la stessa cosa, mancava quel contatto visivo con il nostro collega, noi il pubblico non lo vediamo, ecco. La radio forse ci salva un po' per quello. La radio, assolutamente, però è un rapporto, sì. Avete un rapporto. Certo. Cioè avete... sapete, vi date dei tempi, vi vedete, ok? Magari c'è un plexiglass, un vetro dove vedete qualcuno che sta dietro al mixer, i ragazzi che ora stanno ascoltando, quindi ti fanno con la testa sì o no, se si sente o non si sente, se deve entrare uno o deve entrare un altro, se deve entrare una telefonata, oppure, ok, parla prima giù. Voi tutti divisi, no, certo, voi okay. Tutti divisi eravate voi stessi, registi di voi stessi fondamentalmente. Immaginate la stessa situazione, voi ora siete vicini, no? Sì. A debita distanza, okay. Sì. Sì, questo lo do per scontato, sì, non è sì. Che... ok, sei solo tu Giulia, ok? Sei solo tu, sì. E da un auricolare hai me e nell'altro auricolare hai Manuel. Sbaglio, è difficile, sì, cioè... Okay. Già mi sono perso io, Giulio. hai capito? Non uno sguardo... vabbè, è difficile. È difficile. Senti, e allora adesso infatti la domanda viene spontanea, perché poi girando su internet cercando non abbiamo trovato quasi niente su Giulio e la radio. Non ci hai mai pensato, oppure hai provato ma non è stato poi messo sui social? Raccontaci un po' Giulio e la radio. Ma guarda, Giulio e la radio, ci ho provato a farla, ma mi hanno sempre mandato a quel paese, cioè non interessavo. Evidentemente non ho una voce radiofonica, oppure non ho un appeal radiofonico, quindi non mi hanno mai calcolato. Beh, forse per il discorso di prima, che riesci a creare invece un link con chi ti sta parlando in quel momento, come nei tuoi servizi, quindi... Magari di persona funziona meglio, Giulio Golia? Non lo so, c'è anche da dire che quando fai le Iene, non in questo periodo che è ricordiamo che è veramente assurdo, molto, chi se la sarebbe mai aspettato di vivere una situazione del genere, ma quando fai le Iene tu lavori H24. Okay, cioè, 24 ore di lavoro proprio. Sì, ma non è che non ti pesa quello. A volte, cioè spesso ti pesa non poterli aiutare, accompagnare in un percorso. Quello ti dà... non ti fa bene, insomma, perché poi tutte le storie che raccontiamo ti lasciano un qualcosa dentro, immagino, sì, alla fine c'hai un sacco di, chiamiamole, sfighe che ti porti dentro e cerchi sempre di far finta di niente. Senti, abbiamo parlato un po' del tuo passato, del tuo presente, ma nel futuro Giulio Golia ha creato un format televisivo, cosa dobbiamo aspettarci? Ma no, guarda, io penso ormai a questo punto di finire con le Iene. No, sì, mi diletto quando ho tempo d'estate a scrivere format, ce ne sono un paio in giro, però mi piace, guarda, guardandomi attorno, il programma che avrei sempre voluto fare è questo. Mi piace, mi soddisfa, mi appaga. Una bellissima risposta, questa mi piace tantissimo. E poi perché vuol dire che quello che fai ora è quello che vuoi fare ora, quindi... Ma guarda, assolutamente, è sempre stato quello che volevo fare.
io ho lasciato i villaggi un momento in cui ho avuto la percezione, facendo un salto nel buio, facendo veramente un salto nel buio, non avevo né arte né parte, diciamo, e quando ho avuto la percezione che non potevo più avere nulla dalla gente, dall'entourage, dai miei colleghi, dovevo fare uno step superiore. E quindi andavo su e giù da Napoli, facevo Napoli, Cologno, Monzese quasi tutti i giorni, non ci crederete ma è così, e mi fermavo fuori Cologno Monzese e bussavo a tutte le macchine che uscivano da Cologno Monzese. Uno stalker. Mi cacciavano. Bravo, uno stalker. E le guardie mi cacciavano fino a quando un giorno, per fortuna, una guardia in particolare, che si chiama Cosimo, che salutiamo allora. Sì, Cosimo è un mio fratello oramai, e devo molto a lui. E mi ha guardato, lui è foggiano, mi ha detto che tutti i giorni tu vieni qua, ma non vuoi venire, hai capito? Allora, dato che oggi c'è il provino, la sai l'ultima, fai una cosa, io mi giro dall'altra parte, tu entri, se ti pigli bene, se no, io non faccio niente. Oh. Traduzione, se volete vi faccio no, la traduzione. Credo che sia abbastanza chiaro, insomma. Sì. Quindi io sono entrato, come un ladro, mi sono infilato in questi provini che erano già con nome, cognome, tutto preassegnato. Questi hanno visto uno in più, hanno detto aspettato, ho fatto il provino e poi mi hanno preso alla sei l'ultima, ho vinto 10 puntate, mi hanno incoronato barzellettiere d'Italia per 2 anni. Me lo ricordo. Fatto scherzi a parte. E da lì è iniziata la tua carriera. E poi, diciamo, una grossa mano, cioè, io ho lavorato molto con Bonolis e lavorare con il numero uno ti aiuta, Ho imparato tanto da lui. Un trampolino molto importante, che chi lo sa chi lo sa vivere, gli apre le porte, no? Sì, ma non è che ti apre le porte perché lavori con il numero uno, ti apre le porte se sei intelligente. Da saperlo sfruttare. Rubare, perché io, Paolo, ho cercato di rubargli qualsiasi cosa, cioè, perché lui quando si accende la luce della telecamera è camaleontico, è geniale, ha una velocità di pensiero esagerata, una proprietà di linguaggio esagerata. Quindi se sei lì e cerchi di rubare tutto, quello che lui ti riesce a dare è un dare e un avere, no? Paolo lo devo ringraziare sempre. Guarda, speriamo di averlo anche lui qua ai microfoni di Radio Esercito un domani. Senti, per concludere questa intervista, come facciamo per tutti i nostri ospiti, vogliamo chiederti una canzone che ti piace particolarmente da dedicare ai nostri ascoltatori. Allora, una canzone a cui sono molto legato è Vento di Passione. Pino Daniele e Giorgia. Immaginavo, allora. Guarda, avrei puntato su Pino Daniele con te, non so come mai. No, ascolto quasi tutto, però quel pezzo è un pezzo che dà tanto. Bene, allora noi siamo molto contenti di poter ascoltare con te questo pezzo che per te significa tanto e soprattutto di essere stati con te ai microfoni di Radio Esercito e aver scoperto qualcosa in più appunto di te, Giulio Golia. Quindi noi ti ringraziamo. Grazie Giulio. Ringrazio io voi, saluto tutti i ragazzi e le ragazze che sono in giro, che ascolteranno, che in questo momento stanno vivendo situazioni non semplici. A tutti i ragazzi che sono nelle postazioni di Strade Sicure, sì. Intendi? Sì. Bene, sì. Bene. Grazie del saluto. A voi. Ci sentiremo. Ciao Giulio. Un abbraccio, ciao ragazzi. Radio Chat. Solo su Radio Esercito.